del 44. Mi ricordo tutto quello che insomma è passato via, bisogna dire così. Siamo sfollati perché sono arrivati i cannoni qui, sotto la pergola, 3 cannoni. E allora siamo andati via perché per paura degli apparecchi che venissero a bombardare sopra. Dopo siamo andati via a Meleto, perché lassù c'era il rifugio. E allora dopo siamo andati lì, nel rifugio, siamo stati la settimana. Sotto il comune c'è quella discesa, insomma, quel greppo, bisogna dire. La gente dopo ce n'era parecchi lassù, sotto questo monte, che le bombe passavano di sopra. E la gente stava lì nel fosso per ripararsi. C'era la metraglia lassù, vicino al comune di Montegridolfo. Era alta, no? Si sentiva sparare la notte ogni tanto. Ma, insomma, dopo, per pochi giorni, via, dopo sono avanzati. Se mi avvento 30. Tutti sono quelli, anche del Trebbio, lì, sono venuti su perché era più nascosto lì. Allora, dove c'era il posto da rifugiarsi, venivano dentro, eravamo parecchi. C'era anche il prete di Meleto. Una volta siamo andati a prendere un orcino d'acqua per bere, un po' lontano, su un po' alto. Arrivò la bomba sopra, tanto noi ci siamo riparati dietro questo posto e così è passato. Io le ricordo bene, siamo andati a prendere l'acqua da bere. Tempi brutti, la gioventù con la guerra è brutta, si pensava che c'era la resistenza. Si aveva paura di quello noi tutti che stavamo qui vicino. Invece no, sono passati veloci, via. Sì. Allora non hanno bombardato niente con gli apparecchi. Le bombe ogni tanto qualche dollaro sono cadute. La guerra è brutta, non la deve passare nessuno. Invece ogni tanto da fastidio alla gente, come adesso laggiù in Sirio, quando soffrono i poverini.